Vincere gli scontri diretti, almeno quelli casalinghi, è pressoché indispensabile per alimentare le speranze salvezza. Ecco il primo snodo: Pescara-Ascoli, crocevia della stagione, non si può assolutamente sbagliare. Biancazzurri in crescita a Lignano, Sabbia d'Oro, sabato col Pordenone, tanti tiri in porta. Si vede però la mancanza di un bomber in grado di risolvere da solo. Grassadonia dovrà fare di necessità virtù, un problema che riguarda anche l'Ascoli, di fronte infatti gli attacchi più anemici della B. 20 gol il Pescara, 22 i bianconeri. Delfino privo di Bocchetti, Tabanelli e Riccardi, torna a disposizione Balzano. Drudi al rientro dopo lo stop causa squalifica. Sarà verosimilmente confermata la difesa 4, la possibile formazione Fiorillo tre pali, Bellanova, Drudi, Scognamiglio e Masciangelo in difesa. A centrocampo Dessena, Busellato e Macin. In attacco Galano, Maestro e Odgaard. Grassadonia. Stiamo lavorando tanto, la squadra segue con grandissima attenzione, dobbiamo essere più cattivi, più cinici. Sabato abbiamo perso una grande occasione perché al di là delle due traverse che abbiamo preso abbiamo mancato diversi gol ed è un peccato perché sarebbero stati due punti molto importanti. Ci sono ampi margini di miglioramento, quindi attraverso il lavoro, attraverso l'applicazione, attraverso una mentalità sana, questa è una squadra che sono convinto centrerà la salvezza. Ci sono 30 punti a disposizione, è normale che la partita di domani ha una valenza notevole, nel senso che se dovessimo centrarla è chiaro che si aprono nuovi orizzonti, è quello che dicevo anche alla squadra, ma non è una partita determinante ai fini proprio della classifica, perché poi ci sono altre 9 partite. Tu mi insegni che la Serie B è un campionato che non finisce mai, lunghissimo. E non ci sono partite impossibili, allo stesso tempo non ci sono partite facili, e quindi il nostro percorso che abbiamo iniziato è ancora lungo e dobbiamo solamente metterci a lavorare con grande attenzione. Per contro l'Ascoli dell'ex Andrea Sottile, che lo scorso 14 agosto ha centrato la guida del Pescara attraverso i play-out, una salvezza dal valore incommensurabile in condizioni a dir poco complicate. Bianconeri a digiuno di vittoria dallo scorso 5 febbraio, 2-1 a Lecce, quindi 4 pareggi e 3 sconfitte. Nelle prime 7 gare del suo mandato ben 14 punti, 2 di media partita. Ora la flessione. Sottile deve rinunciare al contributo degli ex Cino Stojan, soprattutto di Capitan Brosco, causa squalifica. In compenso rientrano Bukel e Kragl. Sistema di gioco 4-3-2-1, il probabile 11. Le ali tre pali, in difesa Pinna, Avlonitis, 40 e Kragl, preferito a Dorazio, altro ex. Eramo, Bukel e Saric in mediana. Davanti Sabiri e Bidawi a supporto di Dionisi, in vantaggio sul bosniaco Bajic. Sottil. Per quanto riguarda me, l'anno scorso è stata un'esperienza molto, molto dura, molto difficile, dove alla fine siamo riusciti a conquistare l'obiettivo di rimanere in Serie B. E è stata un'altra esperienza professionale che mi ha dato tanto, quindi però oggi sono allenatore dell'Ascoli, ho di fronte l'obiettivo e farò di tutto, come sempre faccio quando vado a lavorare in una squadra, per come sto facendo quando sono arrivato qui, insieme ai miei collaboratori, insieme ai miei ragazzi, il massimo di me stesso per centrare l'obiettivo. Ricca la storia dei precedenti all'Adriatico. 14 novembre 1993, prima vittoria targata Giorgio Rumignani, subentrato ai compianti Zucchini e Corelli. Match winner Totò Nobile con questo sinistro deviato da Zanoncelli che beffa Bizzarri. 4 novembre 2001, Serie C, il Pescara di Ivo Iaconi si pone 2-0. L'allenatore dell'Ascoli, promosso a fine stagione in B, è Beppi Pillon. Due traverse di Fontana sul calcio franco, palo di Morello, emulato da Ottavio Palladini, protagonista di una gran partita al pari di Ivan Tisci, autore della doppietta decisiva. 20 febbraio 2004, Serie B, biancazzurri allenati sempre da Ivo Iaconi prevalgono 2-1. Prodezza di Emanuele Calaiò, ispirato da Frezza. Il centravanti palermitano si ripete sul calcio di rigore. Fallo di Brevi su Giacomo Di Cara. Nel finale Colacone accorcia dal dischetto. E da ultimo lo spettacolare poker rifilato all'Ascoli di Fabrizio Castori. 22
22 ottobre 2011. Era il meraviglioso Pescara di Zeman. Sullo 0-0 espulso Romeo, brutto intervento su Togni costretto ad abbandonare il proscenio causa infortunio. Entra Verratti, si scatena Marco Sansovini, prima tripletta in carriera. 3-1 di Tamburini su punizione di Ilari, oggi centrocampista del Teramo. Apoteosi finale col quarto gol firmato da Lorenzo Insigne.